cosa vi vengo a proporre oggi. Delle scarpette, come vedete, lavorate. E poi, se vedete qui su, c'è una fibbietta con un bottoncino. Sono molto graziose. Per farle ci vogliono 100 grammi di lana. Iniziamo il tutorial. Ciao! Allora ragazze, per fare questa scarpetta, vedete, è molto bella, abbiamo bisogno di un 100-150 grammi di lana. Però inizieremo con questa lana che è per il 40%, è un misto lana, 40% lana e 60% acrilica. Il filo non è molto sottile e iniziamo a fare un cerchio magico. Cerchio magico, basta girarlo sulle dita, introdurre l'uncinetto, mettere il filo dietro e poi davanti e facciamo 3 punti catenella, quindi 1, 2 e 3. All'interno del cerchio facciamo 13 maglie alte, quindi contando quelle che abbiamo già fatto, questa è la seconda. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ora chiudiamo il nostro cerchio magico, basta tirare, chiudiamo un attimo. Scusate, ma c'è il mio cane che sente le autoambulanze e si innervosisce. Comunque facciamo un punto basso, bassissimo, e blocchiamo la codina, quindi la lavoriamo in mezzo e facciamo un punto basso. Dopodiché facciamo 1, 2, 3 catenelle e facciamo un aumento in ogni maglia alta. Io lavoro anche la codina, così non abbiamo da dover nascondere. Quindi ad ogni catenella che ci viene sotto, vedete, la lavorate 2 volte, quindi una e due nello stesso foro. Poi sempre uno e due nello stesso foro. Facciamo così, quindi gli aumenti, fino al termine del giro. A dopo. Allora, arrivati a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima. Scusate, non sono entrata. Chiudiamo con una maglia bassissima. Facciamo i nostri 3 punti. Aspettate che ho preso meno filo. Quindi chiudiamo con una maglia bassissima e facciamo 1, 2, 3 punti catenella e facciamo che è un punto. 2 punti li lavoriamo normalmente, quindi 1 e 1, 2. E a un punto d'aumento,
quindi significa che nello stesso foro facciamo 2 maglie alte, poi 1 e 2, e nel foro successivo un aumento, quindi 2 maglie alte normali e un aumento, così per tutto il giro. Arrivati a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima e faremo 2 giri a maglia alta non facendo aumenti. Quindi questa è la prima, 1, 2 e 3. Questo è il primo giro, quindi lavoreremo tutto il giro senza fare aumenti, cioè gli aumenti non dovremmo farli più. Ecco qua, e lavoriamo e vedremo che il lavoro si va chiudendo a forma di piede. Lavoriamo tutto il giro. Questo è il prossimo, quindi avremo 1 2 3 4 5, 5 giri. Ci vediamo al quinto giro. Adesso stiamo per finire il quinto giro, chiudiamo con la maglia bassissima, facciamo 1 2 3 catenelle e facciamo l'ultimo giro a maglie alte. Quindi il sesto giro è l'ultimo giro, dopodiché inizieremo la lavorazione, praticamente questa lavorazione che finisce a punta. Quindi alla prossima inizieremo questa. Quindi finiamo di fare questo nostro sesto giro per iniziare il disegno. A dopo. Allora, non appena abbiamo finito il nostro sesto giro, come vedete la già ha preso la forma del piedino, chiudiamo con una maglia bassissima, facciamo 1 2 3, seguitemi, saltiamo una maglia, andiamo nella maglia prossima e chiudiamo con una maglia, facciamo un archetto a maglia bassissima, questo tipo di archetto. Ne dobbiamo fare 11, quindi questo è 1 1 2 3, saltiamo una maglia, andiamo nell'altra maglia e chiudiamo con una maglia bassissima, 1 2 e 3, saltiamo aspettate, saltiamo questa maglia, andiamo nella prossima a maglia bassissima, 1 2 3, saltiamo la maglia, andiamo nella maglia prossima con un punto bassissimo e formiamo, come vedete, questi archetti. Noi adesso qui ne abbiamo 4, 1 2 3, saltiamo e con questa è la quinta, 1 2 3, saltiamo e con questa è la sesta, 1 2 e 3, saltiamo e questa è la settima, 1 2 e 3, saltiamo questa, andiamo in questa e questa è l'ottava, 1 2 e 3, saltiamo questa maglia e passiamo qui, nona, 1 2 3, saltiamo, passiamo, questa è la decima, 1 2 e 3, saltiamo e questa è l'undicesima. L'undicesima non la finiamo in questa maniera al punto basso, ma la finiamo come se lavorassimo un punto alto. No, come? Lavoriamo un punto alto, una maglia alta e proseguiamo. Questo è
il dietro del piede, quello che va sotto, e finiamo questo giro. Ecco qua. Quindi finiamo questo giro a maglie alte. In questa maniera. Ecco qua. Facciamo questo e la prossima maglia alta. Facciamo 1, 2 e 3, ci agganciamo qui e facciamo la maglia bassa, quindi alla prossima questa l'avremo saltata. E questo è l'inizio di questi, vedete? Dei vari righelli che facciamo. Quindi 1, 2 e 3, ci agganciamo qui e facciamo la maglia bassissima. 1, 2, 3, ci agganciamo in questo e facciamo una maglia bassissima. 1, 2, 3, ci agganciamo qui e facciamo una maglia bassissima. 1, 2 e 3, ci agganciamo a questo, facciamo una maglia bassissima. 1, 2 e 3, ci agganciamo a questa, facciamo una maglia bassissima. 1, 2 e 3 e facciamo una maglia bassissima. 1, 2 e 3, ci sono rimasti un pochino da fare, li facciamo a maglia bassissima. 1, 2 e 3, maglia bassissima. 1, 2 e 3, entriamo in questo, facciamo una maglia bassissima. 1, 2 e 3 e ci agganciamo alla maglia alta e lavoriamo tutte le maglie alte, perché adesso siamo nel dietro del piede e qui lavoreremo tutte le maglie alte come ci vengono. Ci vediamo a questo punto quando iniziamo questi. Allora, c'è rimasta l'ultima maglia alta da lavorare, la lavoriamo. Facciamo 1, 2, 3, quindi saltiamo questa di qui, scusate, saltiamo questa, andiamo in questa, facciamo una maglia bassissima, la saltiamo perché questa, vedete, non è più l'archetto, ma è già l'inizio, come gli avevo spiegato prima, di questi filati che sono fatti con le, perché andiamo diminuendo praticamente 1, 2 e 3, andiamo chiudendo a maglia bassissima 1, 2 e 3. E chiudiamo maglia bassissima 1, 2 e 3 e facciamo la maglia bassissima 1, 2 e 3. Questa è per una taglia 38, mi sono scordata a dirvelo, spero. 1, 1, 2, 3, chiudiamo con una maglia bassissima. 1, 2 e 3, chiudiamo con una maglia bassissima. 1, 2 e 3, chiudiamo con una maglia bassissima. 1, 2 e 3, chiudiamo con una maglia bassissima e facciamo 1, 2, 3 catenelle e lavoriamo
il punto normalmente a maglia alta, perché ci troviamo diciamo nella pianta del piede. Come vedete, già il lavoro comincia a prendere la sua forma. Ora facciamo tutto il giro, ci vediamo a questo punto. Una volta arrivata a questo punto, facciamo la maglia alta, poi facciamo 1, 2, 3, 4 catenelle, questo si salta, questo spazio, si va qui e si fa un punto basso. Quindi questo, il prossimo, non lo dovremmo lavorare, quindi vedete che andiamo diminuendo. Quindi 1, 2, 3 e facciamo la nostra maglia bassa, 1, 2, 3 e facciamo la nostra maglia bassa, 1, 2, 3 e facciamo la nostra maglia bassa e i nostri archetti, 1, 2, 3 e facciamo il nostro archetto, 1, 2, 3 e facciamo il nostro archetto, 1, 2, 3 e facciamo il nostro archetto, 1, 2, 3, facciamo il nostro ultimo archetto e poi 1, 2, 3 e 4, un punto a maglia alta e facciamo di nuovo il giro della pianta del piede a maglie alte, per quante maglie alte ci sono, e finiamo a questo punto. Ci vediamo qua. Quando siamo arrivati alla nostra ultima maglia alta, facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, saltiamo tutto questo e ci agganciamo a questo qui e facciamo una maglia bassissima, poi 1, 2, 3, ci agganciamo qui e facciamo la nostra maglia bassa. Quindi questo, vedete, non si lavorano e si vanno stringendo. 1, 2 e 3, facciamo il nostro archetto, 1, 2, 3, sempre a maglia bassissima facciamo il nostro archetto, 1, 2, 3, facciamo il nostro archetto, 1, 2, 3, facciamo il nostro archetto, 1, 2 e 3, facciamo l'ultimo archetto. A questo punto facciamo le 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e lavoriamo a maglia alta tutto il resto del piede. Quindi ci vediamo qui a questo punto. Allora, facciamo la nostra maglia, ultima maglia alta da questa parte e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, ci agganciamo saltando queste, ci agganciamo a questo, aspettate che mi è scappato, ci agganciamo a questo con una maglia bassissima, 1, 2 e 3, come vedete, da lavorare ce ne sono rimaste 1, 2, 3, 4 e 5, alla prossima saranno 3, quindi facciamo il nostro 1, 2, 3, 4 e 5. Qui facciamo la nostra sesta catenella, la nostra
le nostre 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e facciamo le nostre maglie alte per il restante della pianta del piede. Ci vediamo a questo punto. Allora, stiamo per fare il nostro ultimo, per questo giro, maglia alta, e facciamo 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e praticamente andiamo ad impattarci in questo cerchietto, che poi non andrà più lavorato, non sarà più lavorato. Allora, 1, 2 e 3, contiamo gli archetti che ci sono rimasti, quindi 1, 2, 3 e 4, 1 e 3, e sono rimaste 4. Qui facciamo le nostre 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e con la maglia alta andiamo a lavorare a maglia alta tutto il resto del piede. Ci vediamo a questo punto. Arrivato a questo punto, lavoriamo la nostra maglia alta e facciamo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e saltiamo in questo archetto che lavoriamo a pianta bassa, quindi 1, 2, 3, e continuiamo a contare i nostri archetti, quindi questo è il primo, il secondo, e come vedete siamo arrivati a 3 archetti. Qui facciamo le nostre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e facciamo il nostro piede. Quindi facciamo tutto questo, ci vediamo a questo punto. Arrivata al punto che facciamo la nostra ultima maglia alta da questa parte, facciamo 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Andiamo a chiudere con questa, in questo archetto, e chiudiamo a maglia bassa, 1, 2 e 3, facciamo questo archetto. Quindi questo è il primo, 1, 2 e 3, e questo è il secondo. Quindi ci sono rimasti, al prossimo ne rimarrà solo uno. Facciamo le nostre 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ci attacchiamo alla maglia alta e facciamo a maglia alta tutte restante dalla pianta del piede. Ci vediamo a questo punto. Allora, siamo quasi alla fine, stiamo lavorando l'ultima maglia. Adesso dobbiamo fare 10 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E ci agganciamo a questo. Dopodiché facciamo 1, 2 e 3. E come vedete, ci è rimasta una sola. Al prossimo faremo 11 catenelle, che chiuderemo
conchiglietta e abbiamo finito la parte davanti del piede. Ci occuperemo del di dietro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e facciamo il sotto del nostro piede, quindi tutto a cerchio fino alla fine. Arriviamo a questo punto, vi faccio vedere come terminare la parte anteriore della scarpa e come continuare la parte posteriore. Una volta arrivati a questo punto, facciamo 11 catenelle, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ci agganciamo a questo. Poi facciamo altre 11 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi il davanti l'abbiamo terminato e ci occuperemo solo della parte del sotto del piede che allungheremo e poi faremo il laterale. Come vedete, il laterale sono 1, 2, 3, 4 passate. Quindi chiudiamo qua e cominciamo a lavorare il nostro dietro. Allora, per praticamente dopo la fine, quindi vedete qui, dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 giri. 6 giri. Quindi questo che stiamo per iniziare non si conta perché abbiamo finito la nostra parte anteriore. Quindi oltre a questa parte, facciamo 5 giri lavorando avanti e indietro. In che senso? Ora vi faccio vedere. Praticamente finiamo questa parte e non andiamo a lavorare qui perché questa parte non si lavora più. Allora, praticamente lavoriamo sino alla fine delle nostre maglie alte, cioè qui, giriamo il lavoro, facciamo 1, 2, 3 catenelle e rifacciamo il giro inverso. Quindi questo, come vedete, è il secondo giro. Quindi questo è il secondo giro. Dovete prepararvi i bottoncini da inserire nella scarpetta. Come vedete, io l'ho inserito, poi faccio vedere come. Allora, lavoreremo fino alla fine. Giriamo di nuovo
e facciamo 1, 2 e 3, e questo è il nostro. Allora, sono 1, 2, questo è il nostro terzo giro. Ci rivediamo al quarto e quinto, al quinto giro. Allora, dopo che abbiamo fatto, vedete, ve li contate da qua, da quando è partito questo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cucire il tallone, quindi dobbiamo, vedete la parte anteriore, pieghiamo all'interno, così, pieghiamo all'interno, quindi verso la scarpa. E con l'uginetto andiamo a chiudere con delle maglie bassissime. Quindi entriamo anche da questa parte e chiudiamo con maglie bassissime. Ecco qua. Chiudiamo con maglie bassissime. Quindi la nostra scarpa è già sulla dirittura d'arrivo. Ecco qua. L'ultimo punto. Dopodiché ho preso qualche filo in più. Dopodiché tagliamo, che poi il nostro filo lo infiliamo dentro il carpietto. Poi questo verrà cucito, lo piegate verso l'interno e come vedete avete il vostro tallone. Ora introduciamo l'uginetto qui dove c'è la catenella e praticamente cominciamo a lavorare, che ci siamo, lavoriamo anche il filo che ci siamo portati dietro con delle maglie altissime, maglie alte. Quindi 2 catenelle, entriamo nel foro e lavoriamo una maglia alta. Entriamo, vedete qui abbiamo una catenella, un lavoro che abbiamo fatto dell'unione e facciamo la maglia alta. Lavoriamo così in ogni buchetto e facciamo i giri di maglia alta. Ecco qua. Entriamo nella cucitura. Questo filo lo possiamo tagliare, così non ci disturba più, e facciamo per tutto il giro le nostre maglie. Al nostro prossimo giro ci verrà più comodo perché abbiamo il lavoro spianato dalle varie. Allora, stiamo attenti a lavorare anche dove abbiamo chiuso con l'uginetto. E come vedete, dobbiamo fare 1, 2, 3 giri perché al terzo giro dobbiamo iniziare le catenelle per fare questo lavoro. Quindi dobbiamo fare 1, 2, 3 giri. Vi faccio vedere come finisco questo giro. Fate gli altri due e ci vediamo al terzo giro. Quindi vedete qui, fate tutto il giro. Certamente non completo, non andremo a lavorare dove abbiamo fatto questo lavoro. Eccoci qua, stiamo per arrivare
vedete, fino all'ultimo buchetto dobbiamo lavorarlo. Dopodiché giriamo il lavoro, facciamo 1 2 3 punti catenella e così tornate indietro. Così dovete fare altre due passate. Ci vediamo dopo. Allora, dopo che abbiamo finito il nostro 1 2 terzo giro, facciamo 22 catenelle. Va bene? 22 catenelle al nostro 1 2 terzo giro. Dopodiché facciamo 1 2 3 catenelle, le saltiamo, quindi 1 2 3, andiamo alla quarta e facciamo una maglia alta. Questi servono, li facciamo in questo e nel prossimo per metterci il bottoncino. Quindi saltiamo 2 catenelle e facciamo il secondo forellino per il bottoncino. Potete decidere anche di fare il prossimo, quindi fate 2 catenelle, saltate 2 catenelle di sotto per essere più sicuro e chiudiamo. Il resto lo lavoriamo a maglia alta, quindi punto per punto. Allora, lavoriamo il nostro punto per punto fino a finire tutto questo. Vi faccio vedere poi alla fine. Allora, dopo aver fatto questa parte, continuiamo a lavorare l'alzatura del nostro piede. Questo è l'ultimo giro, dopodiché non manca altro che mettere il bottoncino e la scarpetta è finita. Ecco qua. Finiamo il nostro giro. Questo del tallone poi lo cuciamo, lo nascondiamo più che cucirlo. Allora arriviamo a questo punto, siamo quasi per finire. Arriviamo agli ultimi due punti. Una volta arrivati a questo punto, teniamo un pochino il filo perché dobbiamo cucirlo con questo, tagliamo e blocchiamo il nostro lavoro. Dopodiché prenderemo il nostro bottoncino e una crua di ago abbastanza sottile da entrare. Se non lo trovate un ago abbastanza sottile da entrare, lo cucite con un filo normale. Allora,
è entrato metà e non va bene. Purtroppo entrarli in questi fili sottili sottili ecco qua, ci siamo riusciti. Allora prendete il bottoncino, lo mettete fuori della scarpa e lo cucite. Dopodiché bloccate e nascondete il filo, tagliate, io metto via questo ago perché ecco qua, lasciando stare il filo penzoloni che poi lo dovrò cucire. Ecco qua la vostra scarpetta finita. Spero che il lavoro vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, cliccate e iscrivetevi al canale YouTube e cliccate sulla campanellina così rimanete informati sui miei prossimi video. Ciao, alla prossima.